Buonasera a tutti e benvenuti a questo nostro appuntamento all'interno della settimana del trading, un format che abbiamo iniziato ormai da un giorno, da lunedì. Siamo partiti con questo nuovo format, 10 relatori, 10 punti di vista differenti, al posto che uno o due relatori che ci portavamo dietro all'interno dell'Italia e nelle varie città. In questo caso ci sono ben 10 relatori che si possono seguire e lo possono seguire tutti anche se insomma si trovano lontani poi dalla città del seminario. In particolar modo oggi abbiamo un relatore di eccezione che vado a presentare. Lui coltiva fin da giovanissimo la passione per l'analisi tecnica, laureandosi con una tesi dedicata all'analisi tecnica orientale. Credo a questo punto candele giapponesi, ma ce lo faremo dire da lui. Diventa socio aggregato SIAT e divora con una serie di master universitari dedicati del settore. È un formatore per alcuni corsi di analisi tecnica finanziaria ed è anche un giornalista per importanti riviste finanziarie. Collabora alla redazione di alcune pietre miliari dell'editoria sul trading, ma soprattutto poi decide di scrivere. I suoi due capolavori sono Trading Part-Time e Il tempo è denaro se sai come investirlo. Il suo obiettivo è quello di fornire il proprio know-how costruito in anni di studi ai piccoli investitori. È il fondatore e amministratore di un network di siti a carattere finanziario. Ce ne sono davvero tanti, ma soprattutto è conosciuto al grande pubblico per essere l'organizzatore di Investing Napoli e Investing Roma, i grandi eventi didattici gratuiti del centro-sud. Tra l'altro ho visto numerosi video di pubblicità che sono veramente incredibili, creati dal nostro relatore, che a questo punto vi presento, Pietro Di Lorenzo. Pietro, mi senti? Sì, ciao, buonasera, mi hai fatto una presentazione veramente coi fiocchi, adesso abbiamo alzato, come dire, l'aspettativa tantissimo, ti ringrazio per l'invito, ringrazio IG per questa bella iniziativa. Quando si fa formazione credo che si va nella direzione giusta, adesso per ovvie ragioni la faremo in remoto, ma credo che sarà assolutamente efficace e credo che nella prossima oretta almeno mi auguro di tirare fuori un po' di idee carine che possono dare valore a chi ci ascolta nella prossima ditta. Benissimo, allora possiamo partire. Io ti do il monitor da condividere, ti invio, ecco qua la richiesta. Perfetto, Ci siamo? vedo bene. Ottimo, io chiedo a te e soprattutto a chi ci ascolta una grande interazione, nel senso che questi webinar credo che possano dare valore se poi c'è una comunicazione a due vie, nel senso che divento un po' stucchevole se io parlo per un'ora e non c'è interazione, ma piuttosto secondo me si può tirare fuori grande valore se c'è uno scambio di idee. Quindi invito tutti a essere assolutamente interattivi, qualsiasi domanda, anche la più, tra virgolette, scomoda, è molto ben accetta, anzi, soprattutto quelle scomode spesso fanno nascere degli spunti di riflessione assolutamente interessanti. Quindi interrompetemi in qualsiasi momento, se ci sono domande, tu interrompimi pure perché la priorità l'hanno assolutamente le persone che ci ascoltano e quindi insomma, senza nessuna timidezza, potete farvi avanti anche con le domande che all'apparenza possono sembrare più, come dire, sciocche. Sono tutte domande assolutamente ben accette. Due parole per dichiarare gli obiettivi che ho nei prossimi 50 minuti, sono sostanzialmente tre: quello di fotografare quello che è successo sui mercati nelle prime 100 sedute. Oggi per puro caso facciamo proprio cifra tonda, sono passate 100 sedute dall'inizio dell'anno e quindi è necessario fare un punto della situazione di una prima parte dell'anno veramente interessante da tanti punti di vista e che ha dato grandi opportunità, tanti rischi, ma anche tante opportunità. Il secondo obiettivo è quello di contestualizzare gli atteggiamenti che nuovi che deve avere un investitore con questa vicenda coronavirus, che ha cambiato tanto le nostre abitudini quotidiane quanto le abitudini di investimento. E ti mostrerò quelle che secondo me sono le nuove abitudini che sono, come dire, necessarie per affrontare questo contesto assolutamente nuovo. E infine la parte più pratica, più operativa, le due grandi macro strategie
che ti consiglierò per proteggere i tuoi investimenti e soprattutto per ottimizzare il rapporto rischio-rendimento. Due parole velocissime su quello che è successo nella vita di tutti noi, ma soprattutto sui mercati. In sostanza, abbiamo assistito al ribasso non più pesante nella storia dei mercati finanziari, ma il più violento. Cioè, nella storia di Piazza Affari non c'è mai stato un movimento così veloce, un movimento di ribasso così veloce. E tanto è stato veloce sui mercati, tanto è stata una vita veloce nella vita di tutti noi. Che cosa è successo? Tanti hanno visto stravolgere il proprio futuro nel giro di poco. Se pensi quante attività sono state colpite in maniera inesorabile, senza che il gestore potesse in qualche modo contrapporre nessuna azione. E quindi adesso il tema è che tutti bisogna tirarsi su, ma io credo che bisogna farlo in maniera individuale. È finito il tempo in cui tutti chiediamo che lo Stato, il governo, un terzo risolva il nostro problema. E quindi quello che cercherò di dimostrare oggi è che in primis è opportuno che ci sia un supporto, come dire, esogeno, ma alla fine dobbiamo trovare dentro di noi la forza e l'energia per tirarci fuori da questa situazione. Le tre considerazioni che mi vengono al volo dopo questo momento sono: uno, è che è necessario avere più fonti di reddito, perché ci sono alcune attività che, come ho detto, sono state spazzate. Pensa a chi lavorava nel turismo, nonché nel fieristico, nonché nella ristorazione. Se avevano del risparmio e questo risparmio non era stato messo opportunamente a reddito, di fatto si sono trovati in una doppia difficoltà. Chi invece magari era dentro queste attività, ma aveva avuto la capacità e la lungimiranza di gestire in maniera opportuna il proprio risparmio, probabilmente si trova in una difficoltà migliore. E quindi l'idea di base è che avere una rendita alternativa, auspicabilmente dal mercato finanziario, è ormai un dovere, cioè prendersi cura del proprio risparmio, soprattutto in tempi magri come quelli attuali, diventa un dovere che tutti noi dobbiamo compiere. Con questo non voglio dire che tutti da domani dobbiamo diventare dei trader super smanettoni e fare centinaia di operazioni, ma ognuno deve in maniera responsabile occuparsi del proprio futuro finanziario. Questo perché il mercato finanziario, come sai, evidentemente non ha subito in termini operativi il lockdown. È evidente che i mercati sono rimasti aperti, perché ormai le negoziazioni sono tutti fatti in remoto, e quindi le tre considerazioni che vengono naturali è che il concetto di smart working, che è entrato, se ci pensi, nella testa delle persone, era latente, ma è entrato ormai da soli 2 mesi, e se ci pensi, il mestiere di investitore online è lo smart worker per eccellenza, no? È proprio diciamo un mestiere che si fa per definizione da casa. La seconda cosa è che i mercati, come detto, non subiscono questo tipo di eventi e quindi rimangono sempre aperti. E la terza è che investire parte del proprio tempo dedicandolo all'investimento, comunque alla cura del proprio risparmio, non ti pregiudica l'opportunità di portare avanti il tuo mestiere principale. Io, come tu hai ricordato, ho scritto circa 15 anni fa un libro che si chiamava Trading Part-Time, che in qualche modo aveva un po', come dire, già consigliato, indicato di tenere il proprio mestiere principale, ma affiancarlo anche con una gestione sana del proprio risparmio. Quindi, in sostanza, il mondo è cambiato. E quindi bisogna adeguarsi. Un atteggiamento passivo, un atteggiamento, come dire, sperando che tutto si risolva magicamente, che il tempo risolva il nostro problema, non è più ammissibile, e bisogna essere assolutamente proattivi. Ricordo che avere del denaro in eccedenza rispetto ai consumi, e quindi avere denaro da investire, è comunque un happy problem, cioè è un bel problema. Meglio chi ha, come dire, denaro da investire che chi evidentemente non ne ha. Ho detto un'ovvietà gigantesca, ma per far capire che l'approccio all'investimento deve essere un approccio, come dire, happy, nel senso che siamo già dei privilegiati a avere questo problema, e quindi adesso, problema tra virgolette, e quindi adesso dobbiamo cercare di ottimizzare le nostre risorse finanziarie, adeguandolo al tempo che noi vogliamo dedicare alla cura del nostro risparmio, al rischio naturalmente che vogliamo correre. La cosa importante è che ce ne si occupi. Adesso è un po' come l'alimentazione, no?
Se tu sei uno sportivo professionista, è evidente che devi tenere un regime alimentare di un certo tipo, ma anche chi come me, che è tutto tranne che uno sportivo professionista, deve avere, come dire, cura della propria alimentazione. Certo, non in maniera spasmodica e, come dire, estremamente rigida come può fare uno sportivo professionista, ma in ogni caso è opportuno, come dire, alimentarsi in maniera sana, così come la forma fisica. È evidente che chi fa sport professionalmente deve allenarsi magari 7 ore al giorno. Io, che sono invece, insomma, un quarantenne un po' appesantito, certamente non posso allenarmi 7 ore al giorno, ma che ne so, già avere delle buone abitudini, che quelle di camminare, nonché di fare una ventina di minuti di attività fisica light al giorno, sono assolutamente abitudini sane. E quindi il concetto di base è che ognuno deve prendere in mano le redini del proprio futuro finanziario in maniera diversa. Ribadisco, non tutti i trader smanettoni, ma ognuno deve trovare una propria collocazione. Una propria collocazione che sia in grado di massimizzare anche i diversi contesti di mercato. E qui passiamo, dopo una brevissima parentesi rispetto a quello che è il nuovo contesto che siamo in dovere di affrontare, facciamo un velocissimo, voltiamoci un attimo indietro per capire quello che è successo nelle prime 100 sedute dell'anno a Piazza Affari. Ho elencato, ho, diciamo, fotografato queste tre fasi, diciamo, che hanno caratterizzato i primi 100 giorni. Sono fasi che io ho definito la prima di inconsapevolezza. Se ci pensi, nei primi 2 mesi dell'anno, quindi fino al 19 febbraio, c'era una grande luna di miele fra acquirenti e venditori, nonostante rimbalzassero già dalla Cina degli echi anche abbastanza preoccupati di quello che stava succedendo. Il mercato, spesso si dice, ha sempre ragione, in verità questa volta non aveva affatto ragione. Se ricordi, l'indice addirittura aveva toccato i massimi degli ultimi 12 anni, il 19 febbraio, ignorando totalmente il rischio pandemia. È stata assolutamente sottovalutata questo scenario, e quindi gli operatori hanno assolutamente avuto una visione scorretta nei primi 2 mesi dell'anno, e si sono ritrovati improvvisamente, a partire dal 22 febbraio, si sono trovati in una situazione assolutamente diversa. Io lo ricordo bene quel weekend, perché fra l'altro noi avevamo un seminario proprio il 19. E proprio durante, era un venerdì, proprio durante lo svolgimento di quel seminario, iniziavano a rimbalzare le prime voci che anche in Italia si stava accendendo un focolaio, ma tutto era abbastanza fumoso. Poi in quel weekend, in qualche modo, è scattato un po' il panico dentro tutto di noi, dentro tutti noi, e questo panico è ben fotografato da quello che è successo nelle 3 settimane successive. Quello di cui parlavo, ovvero il crollo più repentino della storia di Piazza Affari, ha preso forma e l'ho fotografato in questo box, in questo cerchio giallo. Mi L'indice chiedono che mercato è, immagino quello, l'indice italiano. è il FTSE MIB, esattamente. FTSE MIB, che il 19 febbraio 25.483 e 16 marzo si trova a 14.153. Pensa, nell'arco di meno di 3 settimane abbiamo perso circa 11.000 punti. Questo movimento così repentino evidentemente ha fatto disastri nei portafogli degli investitori, e poi vedremo come e come sarebbe stato possibile evitarlo. E insomma, morale alla favola, tipicamente dopo un movimento così brusco abbiamo assistito a una successiva fase, che poi vedremo è diversa da mercato a mercato, perché noi qui abbiamo una classica forma a L, se vedi discesa e poi movimento laterale. Movimento del tutto diverso rispetto ad esempio agli indici americani, che dopo vedremo che hanno avuto un atteggiamento, un movimento del tutto diverso. Morale della favola: ci troviamo da 48 sedute all'interno di quello che si può definire in gergo il classico piattone, cioè quel movimento laterale in cui i prezzi sono ingabbiati da 48 sedute in 2.000 punti, quindi abbiamo rimbalzato fra 16.3 e 18.3 senza fornire né l'auspicato rimbalzo repentino e né la seconda gamba ribassista. Quindi, se ci pensi, sono tre fasi assolutamente diverse. Qua sembrano passate delle ere geologiche, ma in realtà il San Valentino con i mercati in cui tutti compravano, io me lo ricordo bene, mi ricordo che mi invitavano, adesso è brutto dire l'avevo detto e quant'altro, no?
veramente in questo caso devo dire, insomma, avevo intercettato qualcosa che non andava, nel senso che il mercato a metà febbraio festeggiava, ma non si capiva bene cosa, e poi è tornato con i piedi per terra. Adesso stiamo consolidando. Questa fase, fra l'altro, è molto interessante perché tipicamente chi conosce l'analisi tecnica sa che dopo una compressione della volatilità, e quindi una fase analoga a questa, c'è quasi sempre un'esplosione della volatilità. E quindi tipicamente quando i prezzi dei flussi MIB metteranno il naso fuori questo box, questo trading range, e quindi breccheranno all'insù 18,3 o all'ingiù 16,3, tipicamente assisteremo a un movimento estremamente violento e quindi al classico strappo che tutti, soprattutto i trader intraday, apprezzano. Quindi questo è quello che è successo nei primi 100 giorni. Alla fine Piazza Affari ha perso circa un quarto del proprio valore, ha perso circa il 25%. Solo 5 titoli del FTSE MIB 40 sono in positivo. È evidente che i titoli farmaceutici l'hanno fatta da padrone, quindi di Asorin, per tutta la faccenda che, se sappiamo, hanno un dispositivo che riesce, insomma, in fase di sperimentazione, che riesce in maniera abbastanza repentina a individuare l'eventuale presenza di Covid nel sangue, nonché ricordati Nexi e mondo dei pagamenti elettronici, che per ovvie ragioni è stato avvantaggiato, e Ferrari, diciamo, è un evergreen dei rialzi. Di contro abbiamo dei titoli che hanno lasciato sul campo circa il 50%, blue chips rilevanti, e quindi se ci pensi ci sono dentro anche titoli come UniCredit, Mediobanca, cioè insomma titoli che erano considerati almeno fino a poco tempo fa dei titoli in grado anche di contenere la volatilità del portafoglio, no? E invece pronti via, magari tu avevi un portafoglio che ritenevi difensivo, in cui dentro ci avevi messo magari l'UniCredit, l'ENI, che fra l'altro hanno avuto anche delle escursioni violentissime, dei cyber e quant'altro, invece ti ritrovi con un portafoglio veramente zavorrato su titoli che mai ti saresti aspettato che in 100 giorni potevano perdere oltre il 50% del valore. Sta di fatto che adesso, anziché guardarci avanti, vedremo, anziché guardarci indietro, vedremo di guardare avanti per capire come evitare di incappare nuovamente in questa situazione. Un'ultima parentesi per gettare anche uno sguardo oltre confine, perché una cosa che vedremo è che tutti noi, grazie alle piattaforme di trading evolute, possiamo avere accesso ai mercati, accesso a tutti sostanzialmente i mercati, in maniera molto semplice. Quando io ho iniziato oltre 20 anni fa, ti assicuro che accedere a un mercato magari delle commodities, nonché un mercato esotico, era molto complesso. Adesso, se ci pensi, la tecnologia aiuta tutti i trader retail ad essere molto più attivi e operativi e diversificare in termini operativi in maniera molto più semplice. E quindi uno sguardo oltre confine ci mostra una situazione del tutto diversa. Il Nasdaq, quindi l'indice tecnologico, ha sostanzialmente superato in cavalleria questa fase così delicata per tutti noi, ma anche per tutti quelli che lavorano nel mondo del business, delle imprese, e ha chiuso questa prima parte dell'anno, fino al momento in cui ci stiamo parlando, con un rialzo del 3,92%. La peculiarità interessante è che il Nasdaq 100 addirittura ha superato di valore il Nasdaq Composite, e questa è una cosa che è accaduta poche volte nella storia, e fotografa cosa? Che le aziende tecnologiche più capitalizzate, quindi i FANG, il famoso acronimo che fotografa e che descrive le 5 aziende più capitalizzate nel mondo tecnologico, quindi Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google, in qualche modo hanno avuto un grande riscontro in termini di performance nonostante il virus. Mercati europei invece hanno sofferto, chi più di meno, il DAX meno, perché tipicamente insomma, la Germania ha retto meglio e ha anche, diciamo, dei fondamentali migliori, ma la slide che ti mostrerò adesso ti fotografa una situazione del tutto peculiare. Queste sono le performance degli ultimi 3 mesi delle principali blue chips americane, dalle quali è molto evidente come titoli come Amazon si siano apprezzati del 21%, quindi abbiano guadagnato un quinto del proprio valore, nonostante venissero da un trend consolidato a rialzo di molti anni, e
hanno ulteriormente consolidato la loro capitalizzazione e quindi, nonostante tutto, si sono molto apprezzate negli ultimi 3 mesi. Cosa analoga per Apple, per Microsoft, per Facebook e per Google, che tutto sommato ha detto. Questo che cosa vuol dire? Che sostanzialmente anche all'interno di un momento così delicato, e soprattutto direi in un momento così delicato, ci sono, come in ogni guerra, vincitori e vinti. Questa, diciamo la verità, è stata una vera e propria guerra, degli impatti analoghi alla guerra. La differenza è che non c'erano le pallottole, le bombe, ma c'erano chiaramente un virus che comunque ha fatto morti, feriti e ha creato lutti, ma come in tutte le guerre c'è chi è riuscito a trarne vantaggio. Perché? Perché evidentemente le modalità di vita del lockdown cambiano in maniera radicale i consumi, essendo la modalità, la modalità classica, no? Di vita, quindi liberamente in giro per le strade, in vita, è evidente che questi consumi sono stati surrogati con altre modalità di vita. E quindi tipicamente chi aveva bisogno di un prodotto, di fare la spesa o comunque di acquistare un bene, non poteva, per ovvie ragioni, andare sotto casa e rivolgersi al suo abituale fornitore, ma era costretto a acquistare attraverso Amazon, nonché utilizzare di più i social network, nonché utilizzare di più Netflix perché magari si aveva più tempo libero. Quindi il cambio di consumi, il cambio di modalità di consumo ha sicuramente avvantaggiato alcuni e sfavorito altri, ma la riflessione è che non solo queste aziende possono avere un vantaggio nel breve termine per ovvie ragioni, ma è stata una fase di anche, lasciami il termine, di lead generation. Ti faccio un esempio banalissimo. I miei genitori, ad esempio, che non avevano mai utilizzato Amazon, se non, diciamo, per vie traverse, nel senso chiedevano a me di acquistare per conto loro, hanno scoperto questo mondo di Amazon e non so se chi ci ascolta, io per esempio sono proprio un fanatico di Amazon, cioè anzi forse pure troppo ricco, nel senso che faccio gli acquisti compulsivi, spesso mi arriva un pacco e neanche mi ricordo che mi sono comprato e alla fine, essendo una bella esperienza, mediamente l'esperienza di Amazon, nel senso che il servizio è di elevata qualità, c'è il rischio e sono quasi certo che succederà che questa nuova abitudine di consumo risulterà talmente gradevole, questa esperienza risulterà talmente comoda che i miei genitori, per esemplificare, ma i nuovi consumatori di Amazon tenderanno a fidelizzarsi. E quindi il tema è che molte abitudini di investimento potrebbero, di consumo potrebbero cambiare e lato investitori, noi siamo qui per trovare le migliori opportunità di investimento, evidentemente potrebbero impattare positivamente su queste aziende che non solo possono avere un beneficio nel brevissimo termine, ma possono aver acquisito anche una grande utenza nel corso degli ultimi 3 mesi, un'utenza latente, nuova, che non aveva mai provato il Netflix di turno, ma si è trovata bene e quindi tipicamente, sai, anche questi abbonamenti, queste membership sono tipicamente lifetime, cioè è difficile che poi tu, una volta che lo ancori con la carta di credito, vai a fare l'azione di slegare la carta di credito, perché poi tutto sommato ti sei trovato bene e probabilmente la mia membership su Netflix ci sarà avvitato dal durante. Il costo non lo vedi perché è sulla carta di credito, quindi non te ne accorgi, non devi pagare qualcuno. Esattamente, te anche oggi forse dopo, però sai, Netflix è talmente, diciamo, sono i classici costi, anche se ci pensi l'Amazon Prime, no? È un costo talmente piccolo che tutto sommato prima di tirarlo via ci pensi perché hai il servizio, anche Netflix alla fine ti impegna qualche giornata e così. Adesso sono ragionamenti, se ci pensi anche forse un po' banali. Però, nella logica di investimento, secondo me bisogna anche seguire delle metriche di buon senso, nel senso che tipicamente devi comprendere come le nuove abitudini di consumo possono andare a privilegiare alcuni tipi di azienda e anziché passivamente fare questo discorso sterile fra amici al bar, magari monetizzare, provare a monetizzare questo ragionamento come diventando socio di Jeff Bezos, chiaramente in una micro quota, è evidente, però anziché, come dire, chiudere il ragionamento con uno sterile pacca sulla spalla,
Possiamo chiaramente entrare nel capitale di rischio di Amazon acquistando le nostre quote e quindi provando anche a lucrare su un'idea di investimento che abbiamo nella nostra testa e che potrebbe in qualche Infatti, modo. tra le domande che sono arrivate, ce n'è una un po', ecco, dove si dice sì, ma i piccoli commercianti, beh, da una parte effettivamente il capire come si muove il mercato ci dà la possibilità di investire su una società che già ci ha già pensato e poi ovviamente ci si può adattare a quel tipo di business, quindi in qualche modo aderire a una piattaforma grande. Piuttosto che ecco, offrire un servizio che venga apprezzato dagli utenti. Quindi, in qualche modo, anche l'andamento delle altre società ci può aiutare, da una parte a investirci sopra e dall'altra parte, insomma, a modificare anche il nostro proprio modello di business. Tra l'altro, scusa, puoi andare indietro di una slide? Perché evidentemente gli indici Volentieri. americani hanno recuperato molto bene. Alcuni utenti mi facevano notare, ma la L si può trasformare in una U? In realtà la U è, diciamo, molto più ha un segmento orizzontale molto breve. L'indice italiano ormai ha un bel segmento orizzontale molto lungo, mentre gli indici americani hanno recuperato molto più in fretta. Però dalla slide, scusami, vai avanti di una, Pietro. Da questa slide qui, Questa. sì, sembra che effettivamente le società che pesano di più abbiano guadagnato. Poi ce n'è un'infinità rosse, però di fatto quando c'è un Amazon che ti fa più 21%, l'indice in qualche modo ne risente più di un. Adesso non riesco a vederli tutti, però insomma ce ne sono alcuni veramente piccoline, rosse, parecchio rosse. Quindi quello che è stato penalizzato soprattutto sono le società che non erano così avanzate come può essere una società come Amazon di servizi, dove quindi con servizi si intende sia servizi che riesco a dare in una giornata normale, sia servizi che riesco a offrire quando tutti gli altri non riescono ad avere mercato. Quindi in qualche modo non è che i mercati americani hanno avuto quella risposta, ma perché hanno quelle società chiave, tra l'altro società di servizi, che quindi possono essere create anche qui sul territorio con certo investimenti importanti, però basterebbe quelle poche società chiave per effettivamente trainare un indice. Sì, guarda, il tema, allora, anzitutto Andrea, non vorrei fare, come dire, l'esegesi o lo sponsor o, come dire, lo spot Amazon, ci mancherebbe altro, non ha bisogno ovviamente del mio endorsement, ma il tema è la fotografia di quello che sta succedendo, cioè che le aziende da 1 miliardo di dollari di capitalizzazione stanno crescendo a dismisura. E tu vedi il quadratino piccolo che ne so, di General Electric, che è questa qui, che se ci pensi, General Electric era, quando ho iniziato a fare trading, era, come dire, la blue chips per eccellenza. Adesso è diventata piccola in termini di capitalizzazione perché Amazon è cresciuta a dismisura, perché Google è cresciuta a dismisura, perché Microsoft è cresciuta a dismisura. Quindi la proporzione così evidente anche all'occhio, così diversa, non è tanto perché le aziende storiche sono decresciute in termini di capitalizzazione, ma è più dovuto al fatto che le FANG stanno esplodendo. E qui, se potremmo aprire un capitolo, ma non è il caso, potremmo anche fare un ragionamento su quella che è l'impatto che ha un solo operatore sul mercato e la predominanza che è in grado anche di schiacciare, di fare diciamo, delle politiche che non sono il massimo del ferro, no? Però non è questo, diciamo, il nostro lavoro. Di fatto adesso ridurre Amazon a derubricare un'azienda più piccola ormai non è più possibile. Il legislatore ha lasciato fare più o meno bene, secondo me non bene, nel senso che poi qui dovremmo anche aprire il capitolo della fiscalità, nel senso che poi bisogna anche fare una riflessione su questo tema, perché per anni alcune aziende hanno avuto un regime fiscale vantaggioso per tante ragioni. Adesso il tema è quello di equilibrare un attimo questa cosa, ma il vantaggio è stato preso, nel senso che se anche Apple, Amazon da oggi in poi paghino le tasse correttamente,
sono arrivati in quella posizione anche in virtù di alcuni vantaggi che ormai hanno preso e sono ormai redimibili. Rispetto invece alla domanda dei commercianti sotto casa, che personalmente mi stanno nel cuore, io poi venendo da una famiglia, diciamo, di piccoli commercianti, i miei sono dei piccoli imprenditori che come tutti, diciamo, soffrono la crisi, sono, come dire, umanamente vicino, ma il mio lavoro è fotografare quelle che sono le opportunità di mercato. Secondo me, anche qui apro una parentesi velocissima, bisogna essere proattivi, cioè pensare di rimanere con lo stesso modello di business di 10, 15, 20 anni fa non è più possibile. E allora bisogna cambiare, bisogna essere proattivi e non aver paura del cambiamento, perché il cambiamento è indispensabile. Se tu implementi le stesse metriche che implementavi 5, 10 anni fa, sei inevitabilmente destinato a uscire dal mercato. E quindi queste piattaforme possono essere anche un potenziale partner, no? Vendere prodotti sulle piattaforme non più in maniera rionale potrebbe essere una soluzione, ma questo insomma è un pur parler. La cosa che mi interessa in questo momento è fotografare una situazione in cui mi interessava trasferire l'idea che anche nei momenti più neri, anche nei momenti più drammatici, ci sono aziende che possono crescere. Ci sono business che possono trarre vantaggio e quindi non solo banalmente il mondo della farmaceutica per ovvie ragioni, non solo il mondo della grande distribuzione per ovvie ragioni, ci sono anche aziende che in maniera proattiva intercettano i nuovi bisogni e noi come investitori dobbiamo immaginare questi scenari. Come sarà il mondo fra X anni? Lo vedremo fra 5 minuti e ti ringrazio anche per la domanda. Sulla lettera che in qualche modo descriverà l'andamento, sarà una V, una W, una L e quant'altro, perché è proprio il tema che affronteremo nei prossimi 5 minuti. Anch'io mi sono fatto la domanda della persona che l'ha posta via chat e in qualche modo qui ho cercato di dare la risposta. Se ci pensi, sono stato anticipato e questo mi fa piacere, che evidentemente ho intercettato la domanda che più o meno tutti ci facciamo, come dopo i primi 100 giorni, come si evolverà il mercato? Ci sarà Sì, una guarda, ripartenza? ti dico, ci sono tante domande, vedo, ce ne sono tante, quindi non riesco a leggerle tutte, però quando vedo una lettera maiuscola U, è quella la domanda, e in tanti poi anche nel testo scrivono come si ripartirà sull'Italia, sugli Stati Uniti, quindi la maggior parte delle domande effettivamente erano proprio su questa slide qui, quindi insomma non te le leggo Chiaro. neanche, rispondiamo direttamente con la slide. Assolutamente, ho fatto forse adesso mi sono un po' allungato col contesto e col passato, ma questo mi dava, come dire, l'impalcatura teorica anche per affrontare la prospettiva, no? Insomma, per andare alle conclusioni dovevo un attimo, come dire, far capire sulla base di quale ragionamento poi arriverò alle conclusioni che sono le strategie. Allora, la prima cosa da dire, secondo me, è la seguente: affrontare i mercati utilizzando le stesse metriche, quindi gli stessi setup mentali che abbiamo affrontato nelle precedenti crisi, non va bene. Perché? Perché le precedenti crisi, se ci pensi, Andrea, i mercati sono corsi e ricorsi storici, no? I mercati non sono altro che fasi di boom, di esplosione e quindi di crescita dei prezzi e poi di panic selling, crescita e panic selling. Questo è un po' l'andamento dei mercati che si ripete perché se ci pensi i mercati sono fatti da umani e gli umani tendono a reiterare i comportamenti. In questo caso però non possiamo prendere gli insegnamenti delle precedenti crisi perché questa crisi è differente, molto differente rispetto a quelle precedenti. L'ultima, ad esempio, era di carattere finanziario. Tutto il famoso problema dei subprime e quant'altro ha impattato in maniera molto diversa, impatterà molto diversa lo sviluppo sarà molto diverso. Perché? Perché questa è una crisi che parte dall'aspetto sanitario, è una crisi che parte sul livello globale. Pandemia vuol dire sostanzialmente il fatto che, ahimè, questo virus si è sparso molto velocemente in tutto il mondo e quindi le ricadute economiche vengono non da una crisi che, come dire, nasce finanziaria, ma la crisi naturalmente è sanitaria e poi impatta sulla finanza. E quindi il consiglio che mi sento di dare è non prendere
come dire, come modello di ragionamento quello che abbiamo fatto nel passato, perché in questo caso non possiamo utilizzare lo stesso sistema e questa è la vera difficoltà nel fare previsioni, perché sai, tipicamente un analista che fa, vede come si è comportato il prezzo negli ultimi X anni e cerca di costruire un modello sulla base del passato. In questo caso, secondo me, non si può fare per le ragioni che ho esposto. E quindi la domanda è: qual è la lettera giusta? La V è quindi discesa repentina e risalita? Oppure la L, tipo il mercato italiano che è sceso e adesso sta lateralizzando? Oppure la W, un po' quello che potrebbe succedere in America, quindi discesa, risalita, nuova discesa e poi di nuovo risalita. Oppure il caso peggiore, la Z, quindi la discesa laterale, che sarebbe, diciamo, la parte orizzontale, la Z, poi un'altra gamba di bassista e un altro laterale. Questa, diciamo, è la domanda a cui proveremo a rispondere nei prossimi minuti, una domanda che è una risposta non semplice, perché ci sono all'orizzonte tante, tante nuvole, tanti elementi esogeni in grado di cambiare nel giro di pochi minuti la nostra strategia complessiva, perché come detto non riguarda solo variabili economiche e finanziarie, ma riguarda anche un po' il contesto sanitario. Quindi le due strategie che io vi propongo stasera sono due strategie che vanno un po' agli antipodi. O ci focalizziamo sul brevissimo termine e quindi sfruttiamo la volatilità tipica di questa fase di mercato a nostro favore. E quindi quei movimenti repentini di prezzo, anche oggi abbiamo assistito a Piazza Affari una seduta molto viva, molto dinamica, li sfrutteremo per fare dei micro trade, delle operazioni che sfruttino la micro volatilità degli strumenti finanziari in grado di fare tanta strada in poco tempo. Cercheremo di utilizzarli, di surfare su questi movimenti con delle micro operazioni che hanno come denominatore comune il fatto che a fine giornata si chiude tutto e si affronta il giorno per giorno il portafoglio liquido. Quindi faccio le mie operazioni intraday, chiudo a fine giornata e riparto il giorno dopo di nuovo provando a cavalcare la volatilità intraday. Quindi prima strada per chi ha tempo, per chi ha skill, per chi ha la voglia di dedicare non tutto il giorno al mercato, magari anche delle fasi specifiche allo studio dei mercati, operatività veloce, operatività che quindi sfrutti queste fasi intraday. Oppure costruire un portafoglio di investimento. In questo caso siamo proprio agli antipodi. Quindi costruire una strategia che punti sui 5 anni, 3-5 anni, e immaginando degli scenari, sfrutta questa fase per fare shopping su titoli che tutto sommato sono a prezzi molto bassi e se i consumi, se la situazione si normalizza, potrebbero tornare a prezzi più congrui. Quindi le soluzioni che io propongo sono un po' agli antipodi. Secondo me il medio termine è molto molto difficile da fare adesso e adesso ti mostro i motivi per i quali affermo questo e quindi o si va nel brevissimo facendo strategie molto veloci, apri e chiudi a fine giornata fretta, oppure se hai un orizzonte e la pazienza e la capacità anche di privarti del tuo denaro per un periodo medio-lungo, ma hai una visione più di lungo, in questa fase ci può stare costruire un portafoglio interessante. Perché non mi piace diciamo, lo swing, sai, quella classica operatività in cui rimani in posizione magari per 3 settimane, 3 mesi, quell'operatività, diciamo, di medio termine che secondo me è molto impattata da alcune variabili esogene che sono assolutamente difficili da prevedere. La prima è naturalmente l'evoluzione della curva epidemiologica. Sappiamo che, grazie a Dio, in Italia siamo nella fase di, diciamo, post-picco, in cui, grazie a Dio, il trend dei contagi, delle morti sta decrescendo, ma chi può avere una visione certa dello sviluppo della curva epidemiologica? Abbiamo visto come tanti professionisti, tanti scienziati, diciamo la verità, hanno cannato alla grande. E quindi figuriamoci se io con le mie conoscenze zero su questo argomento possa fare una previsione su come evolverà la curva dei contagi. Ma la curva dei contagi capisci bene che è direttamente proporzionale alla curva dei prezzi di mercato, perché è evidente che se malauguratamente, qui valgono tutti gli scongiuri del caso, questo Covid dovesse riuscire fuori, dovesse in qualche modo rimpattare obbligando un altro lockdown magari in autunno, e questo diciamo uno scenario che ci spaventa un po' a tutti, è evidente che anche i mercati ne risentiranno.
E quindi se tu magari avevi una strategia ben pensata, no? Avevi costruito un portafoglio eccellente, avevi degli ottimi livelli e quant'altro, ma pronti via, domani mattina esce fuori una notizia che c'è una recrudescenza del virus, è chiaro che per un motivo esogeno la tua strategia va male, ma non tanto perché tu non avevi fatto delle valutazioni corrette, ma perché è arrivato un evento esogeno che l'ha stravolta. Così come mi spaventa molto le tensioni che si stanno di nuovo venendo a galla fra Cina e Stati Uniti. Sai, tutta la questione di dazi è un po' rimasta, no, dentro di noi. Ti ricordi per quanto tempo c'è stato questo botta e risposta fra Cina e Stati Uniti lato dazi? Adesso sembra che questo tema potrebbe tornare. Queste tensioni potrebbero tornare, stavolta non in relazione ai dazi, ma piuttosto in relazione, uno, alla genesi del virus. C'è molta fumosità della Cina rispetto a quello che è successo a Wuhan, quello che in qualche modo è stato l'atteggiamento della Cina, se è stato un atteggiamento collaborativo o sono stati, come onestamente credo, un po', come dire, non estremamente franchi nel divulgare informazioni. Secondo tema, quello che sta succedendo a Hong Kong. Di nuovo, tensioni con rimostranze, diciamo, soprattutto dei giovani, e se Trump, anche per questioni di opportunità politica, sappiamo che a novembre ci sono le presidenziali, sfrutterà questo tema per avere un riscontro elettorale. Se si innesca di nuovo la tensione Cina-Stati Uniti, i mercati ne potrebbero risentire. Altro tema caldo: il ciclo economico riparte, non riparte, i consumi ripartono e quant'altro. Novembre elezioni, l'abbiamo detto. In più, per chi investe sul mercato italiano, non voglio angosciarvi troppo con queste slide, ma è bene sapere che il mercato italiano è ancora più soggetto a questo tipo di criticità, di aspetti esogeni che comunque bisogna valutare per una situazione politica che è precaria. Sappiamo che la maggioranza che adesso guida il paese è una maggioranza che viene da un doppio ribaltone. Se ci pensi, il primo governo Lega 5 Stelle era già un governo fatto da due partiti che erano, siamo presentati alle urne contrapposti, e adesso invece c'è un governo fra 5 Stelle e PD, che anche qui è un governo che è nato non da un, come dire, un aspetto, diciamo, dalle urne, ma è nato da un accordo, e quindi tutti i giorni vediamo come queste tensioni politiche possono in qualche modo creare anche tensioni sui mercati. E qui introduco l'argomento spread, ho messo anche un grafico dello spread che ti fotografa un'assoluta volatilità. Uno dice: ma a me non interessa lo spread perché investo sui titoli italiani, e invece in realtà tutti noi sappiamo quanto lo spread possa impattare e impatti in maniera assolutamente forte sull'andamento dei prezzi. E quindi in sintesi ci sono veramente tante tante variabili, tante nuvole all'orizzonte, nuvole che poi potrebbero essere anche nuvole che non sverzeranno pioggia come tutti noi ci auspichiamo, ma il senso di questa riflessione è che sono talmente tante le variabili in grado di condizionare in maniera negativa quella che è una strategia di investimento di medio termine, che io preferisco, almeno in questa fase, evitare questo tipo di approccio. E allora l'approccio che seguirò è o lunghissimo, e quindi mi faccio il portafoglio adesso pensandolo di riaprire fra 3-5 anni, o di brevissimo, trading intraday molto stretto. E allora, se non ci sono domande, passerei al primo approccio, Ma allora, l'approccio di domande lunghissimo. ce ne sono a volontà. Ti leggo le più interessanti. Quali Vai. titoli pensi siano i migliori per il lungo periodo? Credo che la domanda sia meglio un titolo come, non so, Generali, che ha perso tanto e che comunque sia, è un titolo che da italiano, insomma, riteniamo uno di quei fondamentali quando si costruisce il portafoglio, no? Quello da tenere per tanto tempo, oppure andare magari su, ecco, i nuovi tecnologici, i servizi, Amazon, insomma, che vediamo costantemente in crescita in qualsiasi momento e di conseguenza meglio andare su un titolo che ci può fare. Ecco, magari ritornare su livelli normali come generali o qualcosa che ci può dare quello sprint come Amazon o altri titoli, come Google, come Apple, come Microsoft, come altri titoli tecnologici. Guarda, temo che le mie slide siano andate in giro prima del previsto, nel senso che
anche stavolta mi ha anticipato, come vedi nella prossima slide mostro quelli che sono i titoli che consiglio di mettere nel medio lungo termine. Comunque mi fa piacere perché evidentemente siamo in sintonia con chi ci ascolta. Ricordo tra l'altro con l'occasione che per chi volesse le slide che sto mostrando, ben volentieri basta che scrivono, forse l'avevo messo anche alla fine, una mail qui a info@ssdl.it, se volete di nuovo ragionarci oppure vi possono tornare utili, e ben volentieri ve le giro, quindi assolutamente se volete approfondire ve le giro volentieri. Rispetto alla domanda mi ha anticipato perché stavo venendo proprio al punto. La domanda chiave adesso è: che cosa mi metto in portafoglio per il medio-lungo termine? Allora facciamo velocissimamente, ho visto adesso l'orario, purtroppo mi sono dilungato, c'è un sacco di robe da dire, quindi Beh, vi dirò. colpa mia anche. No, 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 colpa mia perché mi piace molto questo tema, però mi rendo conto che non possiamo prendere tutta la serata a chi ci ascolta, quindi magari mi perdonerai se prenderò proprio un paio di minuti in più No, rispetto a volentieri. quanto previsto. Allora, due parole su quello che potrebbe succedere. Allora, secondo me la questione è questa. Questo momento di crisi, fra virgolette, andrà a premiare dei business e inevitabilmente a penalizzarne altri. È evidente che turismo, moda, tessile, eventi, televisione, ristorazione, lusso, automotive, fitness, sono per ragioni, diciamo, legate proprio alla natura del business in grande difficoltà. Adesso però bisogna immaginare due scenari. C'è chi pensa che questo scenario sia transitorio e che quindi le persone chiaramente in questa stagione viaggeranno di meno, andranno meno al ristorante, il business del cinema, dei teatri andrà a decrescere in questa fase, ma poi si normalizzerà e quindi i valori delle aziende che sono in questi business, dopo un momento così penalizzante, torneranno a multipli più ragionevoli. E chi invece pensa che inesorabilmente questo tipo di attività, sarà tagliato fuori. E quindi che le persone che so non andranno più al cinema, non andranno più al ristorante, o comunque ci andranno molto meno. La mia idea, e forse anche perché sono un inguaribile ottimista, è che tutto sommato, come dire, un virus o ci stermina tutti, oppure siamo noi a sterminare lui, e quindi i consumi, auspicabilmente, la vita di noi tornerà, certo con delle metriche diverse, ma più o meno tornerà nell'arco del lungo termine a essere analoga a quella che era prima, e forse anche un auspicio e quant'altro. Al contempo, però, credo che questi 3 mesi abbiano un po' cambiato la natura di tutti noi, che abbiamo, ad esempio, ne parlavamo prima offline, apprezzato anche lo smart working, no? Sia io che tu, e probabilmente molte persone che ci ascoltano, abbiamo lavorato a lungo a casa e abbiamo anche tratto quelli che sono i pregi, no? Di questo tipo di approccio. E questo chiaramente influenza anche il mondo del business. Se ci pensi, banalmente anche il mondo dell'immobiliare, no? Cambia profondamente, perché prima probabilmente c'era una priorità avere la casa a 2 passi in centro, a 2 passi dal luogo di lavoro. Adesso, se fai smart working, probabilmente ti interessa essere meno vicino al luogo di lavoro, ma avere probabilmente un vano in più per lavorare da casa più comodamente, o un giardino magari per affrontare un eventuale lockdown con maggior comfort. E quindi, se ci pensi, tutto potrebbe cambiare. Alla fine, diciamo, la ricetta per costruire, secondo me, un portafoglio di lunghissimo termine, e anche qui una ricetta forse un po' grossolana, ma che segue il buon senso. E secondo me in finanza il buon senso non deve mancare mai, le ricette spesso seguono anche qui delle metriche semplici. E quindi la ricetta, secondo me, opportuna per un portafoglio di lungo termine è un terzo andare su asset rifugio. E quindi tipicamente andare sul classico oro evergreen, tutto il business anticiclico che in qualche modo ci consente di reagire e di tenere il portafoglio abbastanza fermo in termini di volatilità, anche se ci fosse una nuova fase complicata per l'umanità con un altro virus o una recrudescenza di questo. Un terzo va su invece i megatrend, quindi tutti i business prospettici, tutto quello che in qualche modo potrebbe intercettare le nuove abitudini di consumo. E quindi un po' in scia a quello che è successo, no? Quindi mettiamo in portafoglio auspicabilmente la nuova Amazon, o comunque tutto quello che è legato a nuove esigenze, esigenze latenti,
o comunque a bisogni nuovi rispetto a uno stile di vita che è un po' cambiato in virtù del coronavirus, ma anche un terzo, secondo me, è opportuno metterlo su business, assolutamente su aziende molto penalizzate in virtù di quello che è successo, che però lentamente torneranno a fare quello che sapevano fare bene prima del coronavirus. E qui, ad esempio, penso al settore automotive. È impressionante vedere i dati delle immatricolazioni di aprile, cioè abbiamo un 93% secco di calo di immatricolazioni e quant'altro. Adesso credo che soprattutto alcuni settori, turismo, automotive, avranno il beneficio di incentivi pubblici, perché sai bene che ci sono alcuni settori che sono molto elastici, no? Che appena c'è l'aiuto di Stato, immediatamente o molto rapidamente impatta sul ciclo economico. E quindi, secondo me, è anche opportuno mettere un terzo del proprio portafoglio su una serie di aziende estremamente penalizzate, che probabilmente, e qui deve essere l'abilità, prima al 31-12-2019 erano sane, perché qui il concetto è questo, secondo me. Chi andava già era già, come dire, una situazione precaria al 31-12-2019, è in un settore delicato e quindi impattato da quello che è aspetto coronavirus, inevitabilmente farà fatica a rialzarsi. Ma chi era sano e chi quindi probabilmente aveva degli ottimi numeri e degli ottimi fondamentali, tu prima hai parlato di Generali, è il caso emblematico, c'è cioè un'azienda solida e fondamentali che però inevitabilmente ha subito l'impatto. Questo tipo di aziende a questi prezzi, secondo me, vanno messe assolutamente in portafoglio, perché sono in grado, se tutto si normalizza, di ritornare a valori ante coronavirus e quindi riprendere un po' quello che era il loro ciclo naturale. Per certi versi, diciamo, ho chiamato in causa, non so se ti ricordi da studi universitari, la famosa piramide di Maslow, no? Ho messo anche qui un grafico per chi ha fatto, diciamo, studi, ma credo anche, insomma, si vede spesso anche non solo all'università. Questa è un po' la piramide dei bisogni delle persone, che in qualche modo ti ha mostrato come dopo. Tipicamente, la spiego per chi non la conoscesse, è divisa in cinque parti. Le persone, raggiunto un primo bisogno, tendono a salire nella piramide e quindi avere sempre maggiori bisogni. Quindi il primo bisogno è quello naturalmente dell'alimentazione, poi si passa al bisogno di sicurezza, quindi salute, proprietà, appartenenza, stima, autorealizzazione. Adesso perché ho messo la piramide di Maslow? Perché se ci pensi, fino al febbraio 2020, tutti noi, come dire, tendevamo a salire, no? Nella piramide dei bisogni. E quindi dopo aver, insomma, tendevamo sempre a crescere, no? Nella piramide di Maslow. Invece quello che è successo da febbraio in poi con lockdown, che se ci pensi il bisogno primario è sceso, no? Il bisogno che noi avevamo era quella di la salute in primis. L'alimentazione, perché eravamo chiusi in casa e dovevamo, come dire, provvedere in primis a alimentarci, in secondo luogo all'alimentazione. Quindi ciò che è successo è che tipicamente tutti abbiamo teso a salire nella piramide di Maslow. Nella fase intensa del coronavirus, la nostra piramide invece ha avuto un andamento opposto rispetto al fisiologico, ma qui avremo inevitabilmente una nuova risalita. Quindi una volta che siamo sereni della nostra alimentazione, della nostra salute, tenderemo quindi ad avere un bisogno di affetto, identificazione, autostima e quant'altro, e questo impatta naturalmente sui consumi. Impattando sui consumi, tutti i business che erano stati evidentemente penalizzati da questa dinamica di Maslow all'incontrario, quindi anziché scendere, salire nella piramide, si è sceso, adesso si tornerà a risalire, se Dio vuole e se il virus ce lo consentirà, e quindi tutti quei business che sono stati penalizzati da questa curiosa dinamica, quindi cioè inconsueta dinamica dei bisogni delle persone, torneranno in auge e quindi un terzo del portafoglio di lungo termine assolutamente lo allocherei in tutti quei settori. Tipicamente quelli che per primi potranno ripartire sono quelli interessati agli aiuti di Stato, e come detto, secondo me, turismo e auto inevitabilmente per ripartire hanno bisogno di una mano,
E quindi tipicamente andare a prendere aziende del settore auto che hanno sofferto tanto, che però al 31-12-2019 erano tutto sommato sane, nonché aziende del settore turismo, compagnie aeree al collasso per ovvie ragioni, ma comunque solide prima del coronavirus, sono assolutamente da mettere in portafoglio con una logica di medio-lungo termine. Se per te va bene, lascerei magari a qualche domanda e poi chiuderei con invece l'approccio opposto. Adesso abbiamo parlato della strategia A, lunghissimo termine, e adesso andrò a chiudere con la strategia B, che invece è il brevissimo termine. È Però se quella che vuoi, mi magari per chiedevano, te. eh? Quella che mi chiedevano perché i nostri clienti sono per lo più, diciamo, trader di breve termine, anche se a me interessano entrambi, anche personalmente, insomma, mi interessa avere entrambe le scelte giusto per capire dove uno può essere cassettista sul lungo periodo e dove uno può invece trovare delle soluzioni alternative, perché penso che poi all'interno di un portafoglio ci debbano essere entrambe le tecniche, nel senso. Quando vado a fare un investimento o trading, uno lo chiama appunto investimento trading per quel motivo, quindi da una parte appunto ci sono delle operazioni di lunghissimo termine e dall'altra invece ogni tanto si vuole fare qualche operazione di breve proprio quando magari insomma vedo un movimento particolare. Quindi brevissimo termine è molto atteso. Chiaro, so bene che insomma, il target IG è tipicamente più di trader, però secondo me il valore che potevo dare io era anche, come dire, aprire una finestra su come. Assolutamente, assolutamente. Ma io apprezzo tantissimo entrambi i discorsi. Però ti dico che Infatti, le domande sul time frame soprattutto stanno arrivando. Quindi, cosa ne vado dici subito dell'intraday? dal punto dell'intraday, però ti anticipo che mi hai anticipato, perché poi la soluzione finale me ne è un po' spoilerata, che secondo me in realtà è il giusto mix fra lungo termine e intraday. Adesso la ricetta 80-20, 10-90, 50-50 dipende un po' dalla propensione a rischio personale, da quanto tempo vuoi dedicare al mercato, però secondo me la cosa da capire è che mixare opportunamente i due approcci può essere la soluzione migliore. Poi ognuno sceglierà, come dire, il cocktail fra i due portafogli più adeguato rispetto al tasso alcolico che decide di sostenere. Tornando al brevissimo, vedo che il tempo ahimè è scaduto, ma sarò velocissimo, cercherò di toccare gli aspetti chiave. Se poi vado troppo lungo, interrompimi tranquillamente. Qui il tema è il seguente: volatilità è una grande opportunità per chi fa intraday. Io non ti nascondo che i mesi di febbraio e marzo sono stati probabilmente per me i mesi più interessanti e più proficui degli ultimi anni, perché non perché sia particolarmente ispirato, particolarmente un fenomeno, ma perché quando trovi un prezzo che si muove molto rapidamente in una direzione e hai un grande rigore nella gestione della posizione, effettivamente c'è una grande opportunità. Il mercato pessimo per chi fa intraday è quello laterale, quei movimenti lenti che non danno opportunità. Quando il mercato si muove molto, invece ci sono grandi opportunità. Quindi la prima riflessione per chi va nel brevissimo termine è che anzitutto bisogna avere la capacità di lucrare sia quando il prezzo sale che quando il prezzo scende. Per molti sembrerà un'ovvietà, ma ti posso garantire che questo concetto di lucrare quando il prezzo scende è ancora un concetto non del tutto assorbito, no? Viene ancora visto come un menagramo, no? Uno che dice ah, il mercato crolla, che è una roba Io, assolutamente. guarda, ti posso confermare perché quando sento qualcuno che fa trading sulle valute non ha nessun problema andare long o short, perché tanto andare long o short su euro dollaro è uguale. Se invece prendi qualcuno che fa trading sulle azioni, ecco, le azioni sono piccoli pezzi delle società e quindi uno è anche un po' tifoso di quella particolare società e quindi è molto più difficile parlare di short, soprattutto quando si va sull'azionario. E invece, se io poi vado a vedere le percentuali, no, di salita e crescita di una valuta rispetto all'altra e di un'azione, io vedo magari euro-dollaro più o meno 0, azione. Più 2%, meno 2%. Quindi, insomma, sono anche molto più interessanti quei movimenti. E inoltre c'è da ricordare una cosa, che quando i mercati scendono, soprattutto quelli azionari, scendono in maniera violenta, mentre quando salgono, ecco,
salgono in maniera un po' più tranquilla, soprattutto quello italiano. E quindi effettivamente la discesa, perché non considerarla? No, hai detto veramente delle cose sane, che però devono entrare, come dire, nella propria, non so, nella propria essenza, no? Cioè, chi va short non ha meno moralità di chi va long. Questo è il nostro lavoro. Il nostro lavoro è ottimizzare il nostro risparmio e cercare di farlo rendere al meglio. Secondo me, chi fa breve termine, inibendosi l'opportunità di guadagnare col mercato che scende, è come giocare una partita a calcio, l'avversario in 11 e tu in 8, in 7. Magari puoi anche vincere se sei fenomenale, ma che senso ha confrontarsi con 3, 4 uomini in meno in campo? E quindi bisogna uscire da questo preconcetto, è un fatto che bisogna anche fare un po' dentro se stessi e quindi lucrare nelle due direzioni è assolutamente fondamentale. E quindi passare da gambler a trader. E quindi da gambler, ma anche da, come dici tu correttamente, tifoso, no? Io l'altro giorno, quando è stato sbloccato lo short ban sul mercato italiano, ho fatto un video e ti dico, mi sono beccato 200 insulti su YouTube, perché tu sei uno che lucra sulle discese, sei un menagramo, uno che va contro l'Italia. Niente di tutto questo, sono semplicemente uno che cerca di fare il massimo con quello che ha a disposizione. E allora, e qui torno al concetto di short, perché è importante lucrarlo, per tre elementi assolutamente importanti. Perché, come dici tu correttamente, il mercato scende molto più rapidamente di quanto sale. Perché succedono queste cose? Qui bisogna anche porsi delle domande sull'essenza delle dinamiche di mercato. Sostanzialmente per tre ragioni. La prima è che le informazioni girano molto più rapidamente rispetto al passato. Cioè, quando Trump fa un tweet, questo tweet viene assorbito dalla comunità finanziaria mondiale in 3 millisecondi. Quando io ho iniziato a fare mercato e c'erano le notizie sulle agenzie che andavano molto lentamente, l'informazione si propagava in maniera molto più lenta e questo naturalmente dava delle reazioni al mercato molto più lente. Adesso l'informazione è velocissima. Tac, il tweet, tutti lo recepiscono e tutti reagiscono. Se tutti reagiscono, si autoalimenta un movimento molto violento, che quindi tipicamente genera un movimento ancora più amplificato per il secondo motivo, che sono gli algoritmi. Come sai, la maggior parte, secondo me la stra maggior parte delle negoziazioni non viene fatta da due umani che si scambiano le azioni, ma dagli algoritmi. Questo è il grande tema, l'high frequency trading, tutti i software, tutto il trading algoritmo, che cosa fa? Ragiona su modelli. Questi modelli tendono a autoalimentarsi, nel senso che se il mercato parte in una direzione, magari tanti algoritmi si innescano proprio per il fatto che il primo algoritmo ha dato il primo input e questo algoritmo a cascata fa innescare tanti altri algoritmi che iniziano ad agire. Quindi che cosa succede? Che se tanti algoritmi agiscono e fanno la stessa cosa, il movimento viene amplificato. E quindi i mercati moderni sono molto più attivi anche in funzione di questa criticità, no? I software si autoinnescano e quindi partono questi enormi spike proprio in virtù del fatto che sono le macchine al lavoro. Quante volte abbiamo visto degli spike giganteschi, dei movimenti super repentini anche su asset gigantesche, sull'euro-dollaro, sul petrolio, sull'oro? Perché? Perché ci sono i software che sono lì pronti a spingere sui movimenti. Terzo elemento, la discesa, e qui torno al concetto che introducevi tu sulla violenza delle discese. Spesso, e perché la discesa è stata così violenta su febbraio e inizio marzo? Perché scattavano anche i margin call. Che cosa vuol dire margin call? Tu avevi un'operatività in derivati, le perdite hanno intaccato talmente tanto la tua posizione che l'intermediario ti chiama il margine. Dice, guarda, che se tu non mi reintegri il margine, la posizione, io te la chiudo d'ufficio. Tu probabilmente non hai soldi, tu inteso come operatore in generale, ma non il piccolo operatore, il grande operatore, non ha soldi per coprire la posizione e quindi è costretto a chiuderla d'ufficio e quindi chiuderla sostanzialmente al meglio, chiuderla male, no? Chiuderla, la vendo a qualsiasi prezzo, non perché ho intenzione di venderla, ma perché sono obbligato a farlo perché non ho i soldi per coprire il margine. Questo che cosa comporta? Un crollo repentino del mercato, perché se tutti vendono al meglio perché non hanno i soldi non hanno, come dire, la capacità di coprire la posizione, il movimento al ribasso è ancora più violento. Per questi tre motivi,
il mercato dell'intraday, soprattutto quando assistiamo a questi crolli, diventa assolutamente interessante, diventa una grande opportunità per chi ha la capacità di essere molto rigoroso nella gestione del rischio. Concludo dicendo, bene, andiamo long short nell'intraday, chiudendo le posizioni molto rapidamente, lo possiamo fare in 100.000 modi. Un modo secondo me interessante, è quello di prendere in considerazione anche degli strumenti che valorizzino, che abbiano la capacità di valorizzare l'idea di investimento. Ad esempio, a me piacciono molto i certificati turbo, che sono, adesso magari, se vuoi posso anche passare la parola a te sulla struttura del prodotto, ma in due parole, visto che il tempo è ridottissimo, in due parole perché mi piacciono i certificati turbo per l'intraday, perché consentono, avendo un livello knockout, di immaginare già qual è lo scenario, e quindi di non rimanere con la posizione in pigra che tu non riesci, su cui non riesci a mettere lo stop loss, e quindi tipicamente succede il disastro che ho ben fotografato in questa slide, cioè il tipico caso in cui tu hai detto metto uno stop loss al 10%, non riesci a farlo, non hai la forza, l'energia, il coraggio di chiuderti, e tipicamente una piccola perdita diventa una grande perdita, e come vedi una perdita del 50%, poi per andare di nuovo a break-even non basta più il 50, ma devi fare il 100. E quindi tipicamente strumenti che hanno una sorta di stop loss implicito, no? Come sono i turbo, che hanno un livello di knockout raggiunto il quale il valore del prodotto si azzera, sono certamente rischiosi, è una spada di Damocle il knockout, ma in ogni caso ti inibiscono in default l'opportunità che una piccola perdita diventi un buco nel quale tu ti infili, dal quale non riesci a uscire. Effetto leva, e quindi se l'idea è corretta riesci a amplificare in maniera positiva e a valorizzare la tua idea, ma effetto leva che ti consente anche di diversificare in maniera migliore, no? Se magari hai un capitale piccolo, fai fatica a splittarlo in tanti piccoli asset, magari utilizzando la leva, utilizzando i certificati turbo, lo puoi fare. Se vai overnight e quindi hai un approccio un po' più lungo, non paghi la marginazione, chiaramente cosa che faresti sull'azione, e i Turbo 24 ti consentono, essendo negoziazione continua per 24, ti consentono anche di far fronte meglio a questi casi che abbiamo visto. Sì. Però Ho segnato questi movimenti drammatici del resta 24 per 24. su questa slide, perché effettivamente questo certificato turbo, noi abbiamo lanciato certificati turbo, non è una nostra invenzione, abbiamo adottato questo strumento finanziario ad autunno, ha avuto subito un grande successo, ma in particolar modo in questo periodo è stato un prodotto molto apprezzato da chi poi l'ha utilizzato, perché ha un livello di knockout che significa una specie di stop loss garantito. Ora immaginiamo di trovarci adesso, credo che quello il gap sia stato fatto tra il 21 febbraio, se non ricordo male, che era il venerdì, e il Venerdì, sì. 24. E il 24, che era lunedì, ci fu un meno 5,43%. Ecco, un certificato turbo con il livello di knockout lì ci avrebbe assicurato di aver perso esattamente la quota che ci eravamo prefissati, massima di perdere. Quindi, se anche il knockout fosse capitato proprio in mezzo a quella linea lì, dove c'è quella linea blu, ad esempio, noi avremmo perso solamente quella porzione, dandoci comunque d'altra parte la possibilità di avere una forte leva. Quindi, da una parte, forte leva, ma anche limitazione del rischio dovuta al fatto di avere un livello di knockout deciso da noi più o meno lontano che posso utilizzare. Ovviamente, per una strategia di lunghissimo periodo, ecco che vado su un knockout piuttosto lontano per mantenere un po' di volatilità dei mercati e restare in posizione. Se invece voglio fare un'operazione di brevissimo periodo, sfruttare, ecco, questi momenti di volatilità, perché poi la volatilità ci aiuta anche a fare trading, però ovviamente voglio avere anche la certezza di non perdere più di quello che mi ero prefissato. O si mette uno stop loss, però anche lo stop loss ogni tanto può saltare. Oppure ci sono appunto gli strumenti finanziari che hanno un rischio limitato. Questo rischio limitato è il livello knockout. Il livello knockout ci assicura dal fatto che il mercato possa avere un'accelerazione al ribasso o al rialzo, e lo fa dandoci anche la possibilità di operare 24 ore su 24. Quindi è un certificato che da una parte è operativo 24 ore su 24, ma allo stesso tempo ci salva nel momento in cui dovessero andare male le cose. Quindi ti ringrazio per
Per l'assist, perché effettivamente è uno strumento su cui io credo in particolar modo, perché come ti dicevo, soprattutto in questo periodo, il fatto di avere l'orientazione sul rischio e la leva dà la possibilità di sfruttare alcune situazioni, però con la tranquillità del fatto che se le cose non vanno nel verso giusto, perlomeno non mi rovino. Posso aggiungere una considerazione? Volevo spiegare perché questa slide l'ho intitolata Illusione ottica del grafico giornaliero. Sai perché? Perché adesso agli atti, cioè nel grafico, ad esempio, rimane che l'apertura del 24 febbraio è a 24.000 e dispari, ok? Ma io che quella seduta l'ho vissuta e me la ricordo bene e mi ricordo ancora meglio quella del 9 marzo, ti posso garantire che quel prezzo là, 24 e dispari, era impossibile da Lo si è prendere. visto, sì. Era Esatto, sai che succede? velocissimo. Che il mercato, i titoli fanno fatica ad andare in negoziazione, cioè non riescono a essere validati, e quindi il primo prezzo che fanno è un prezzo formale, nel senso che mi ricordo benissimo, la seduta del 9 marzo, pronti via alle 9, su 40 titoli del FTSE MIB, solo due sono riusciti ad aprire alle 9, perché tutti vanno in sospensione. Quindi il prezzo a cui effettivamente è l'esecuzione è talmente più basso rispetto a quello che immagini. Nel grafico tu pensi, dici sì, ma io pronti via, uscivo in apertura e mi salvavo, prendevo il 3% e amen. Invece in realtà non è facile spuntare il primo prezzo, perché quando il mercato sta in panic selling, chi segue i mercati minuto per minuto e non guarda solo exposed, sa che quando il mercato è in panic selling ci sono, un problema tecnologico, si fanno gli imbuti e diventa proprio difficile entrare nel mercato perché è talmente tanto il panico che gli ordini non passano. Due, i titoli non vanno in negoziazione. E tre, ci vuole la freddezza di farlo, perché col senno di poi diciamo, ma io mi chiudo in apertura, ma quando sei nell'enfasi emotiva, che è difficile da spiegare, no? Per chi non fa trading, quando vivi una mattinata così, sei un po' spiazzato, non è che fai, non è che sei lucido e dici, ah, subito mi chiudo Sì. perché me lo aspetto, il mercato viene giù. Quindi guardarlo dopo il film è più facile, però ti posso garantire che guardarlo live è molto più difficile agire rispetto a quanto sembri, e soprattutto il prezzo è molto difficile da prendere in fasi drammatiche. Quindi tipicamente il prezzo a cui poi viene seguito e chiudi la posizione è molto diverso, molto più basso rispetto a quello che, in cui auspicavi farlo. Io, se credo che il tempo sia concluso, mi spiace, sono andato un po' lungo, insomma, due parole, se mi lasci proprio una considerazione finale sull'intraday, che è una figata, è bello e quant'altro, secondo me dà paradossalmente una maggior comfort operativo. Tutti pensano che i traderi intraday sono degli esauriti perché rimangono tutto il giorno davanti al mercato, ma in realtà andare a letto flat, cioè senza titoli in portafoglio, ti assicuro che spesso ti dà molta più serenità rispetto ad avere un portafoglio super carico. Al contempo è anche giusto dire che ci sono gli svantaggi, cioè fare intraday bisogna avere la capacità di prendere tante scelte in tempi rapidi, effettivamente la profittabilità è tendenzialmente più bassa perché c'è più rumore, e naturalmente c'è anche l'esigenza di seguire e quindi dedicarsi uno spazio tutti i giorni per seguire le operazioni. E quindi in conclusione, l'idea di base che volevo trasferire in questo velocissimo incontro formativo è che anche nei momenti più complicati bisogna essere proattivi, non aspettare che il tempo risolva i nostri problemi, ma agire. Agire, le mie ricette, come detto, sono due ricette che all'apparenza sembrano agli antipodi, ma poi in realtà si possono conciliare perfettamente in un portafoglio. E quindi un portafoglio di lunghissimo termine che sfrutti un terzo, un terzo, un terzo, bene rifugio, titoli in trend rispetto al macro trend e quindi alle nuove esigenze di consumo, ma anche titoli che hanno molto sofferto, che però torneranno a crescere se i consumi si normalizzeranno, e invece un'altra parte del portafoglio con l'intraday per sfruttare questa volatilità e queste eventuali anche discese del mercato, che non sono rischi, ma sono anche opportunità per chi riesce a cavalcarle. Bene, io ti ringrazio e mi hanno chiesto in tanti le slide, dovrete chiedere a Pietro sulla sua email per le slide perché sono proprio sue. Ci sono anche alcune domande su certificati Turbo, non riusciamo a rispondere sul funzionamento, però se cercate Turbo 24 su YouTube trovate alcuni video che abbiamo registrato. Questo video sarà disponibile domani o dopodomani al massimo, sempre su YouTube. Quindi se cercate IG Italia,
Fate subscribe, a quel punto vi arriva la notifica non appena sarà disponibile questo video. Io ti ringrazio, Pietro, è stato veramente molto A te. interessante. Grazie e buona Grazie a te, serata. un saluto, buona serata.